Ennesimo colpo di Sartori al Bologna. Vi sto parlando di Viktor Christiansen, terzino sinistro classe 2002 dell'Leicester. Un giocatore che personalmente adoro e del quale avevo accennato qualcosina nel video che realizzai un po' di tempo fa, quando il giocatore era stato accostato alla Lazio. Dopo tutto saltò negli ultimi minuti, anche perché il preferito era Luca Pellegrini, ok? Che poi insomma si è trasferito dalla Juventus appunto alla corte di Sarri. Nulla si fece, anche perché Christiansen alla fin fine era risultato come ultima opzione, perché vi erano stati un po' di problemi tra Juventus e Lazio per la votazione del calciatore. Ma alla fine, nell'indecisione, il grandissimo Sartori, dirigente fantastico, se l'è accaparrato per il Bologna di Motta. Quindi in questo video voglio assolutamente parlarvene, anche perché sapete bene che ho una particolare predilezione per i giocatori scandinavi. E anche nel caso di Christiansen, ovviamente, va la stessa cosa. Il tutto però legato a un valore del giocatore, perché se comunque un giocatore scandinavo non è pronto o non è di un livello fantasmagorico, insomma, io comunque lo bastono. Non è che soltanto perché sia scandinavo per me è un fenomeno. Comunque, parliamo di questo Viktor Christiansen, terzino sinistro, classe 2002 di 181 cm, normolineo, ma dai quadricipiti belli tonici. Un giocatore che fa della velocità della corsa il suo must principale, una bella corsa fluida dalle falcate discretamente ampie, buona frequenza. Diciamo che tenendo conto della sua altezza e del suo fisico, ha delle doti aerobiche secondo me perfette, perché comunque non sacrifica niente in nome della corsa, nel senso che ha questa corsa vivace, diciamo così, bella, importante, ma allo stesso tempo non viene meno la forza. Quindi non è il terzino, ecco, magari stile Mario Rui o stile Usai, che sono tutta corsa, ma a livello di forza hanno dei limiti. Lui è veramente forte, potente e veloce. Un giocatore che fa parte, è nel giro della nazionale danese A, e è cresciuto nelle giovanili, insomma, del Copenaghen. Giocatore che nella stagione 19-20 ha vestito appunto la maglia dell'Under 19 con altri giocatori che poi hanno fatto il loro percorso. Vi sono quelli che ancora adesso fanno parte del Copenaghen prima squadra, come Jelert, come Klem, come Runi Bardghji, come Stamenic, come Orri Oscarsson. Però vi sono anche giocatori che poi hanno cambiato maglia e stanno vestendo ora maglie importanti, come ad esempio Silas Andersen nel 2004, che comunque passò l'estate scorsa, se non ricordo male, all'Inter, come Haraldsson, che adesso veste la maglia del Lille, come Boateng, che adesso è allo Sturm Graz, e come Rasmus Højlund, che conosciamo bene all'Atalanta e poi passato al Manchester United. Un giocatore che ha nelle sue caratteristiche tecniche ha il forte pressing offensivo. Molte volte viene definito come wing back, vale a dire come un terzino di grandissima spinta. Di solito la cosiddetta winger è l'ala. Come wing back è un po' una crasi, diciamo, tra questi due ruoli, quindi un terzino sinistro che non avrebbe problemi a fare anche il quarto o quinto di centrocampo, comunque il centrocampista di fascia, tutta fascia appunto, ma comunque è un terzino sinistro che, avendo comunque buone doti difensive e comunque da grande spinta, può garantire un apporto eccezionale in tutte le fasi di gioco. Una percentuale nella quale però deve migliorare sono i passaggi, 65,9%. Quelli riusciti, ovviamente dividendoli poi in brevi, medi e corti. Vediamo come la percentuale dei corti, veramente importante, 84,2, comincia a scendere nei medi, quindi che si attesta attorno al 64,9, mentre quelli lunghi 35,8. Come sempre, i lanci lunghi tendono ad abbassare molto la media. Però secondo me, sul discorso di una squadra che magari gioca anche a distanze diverse, se c'è un passaggio da fare sulla media distanza, non puoi sbagliarmi in uno su tre. Quindi, secondo me, deve lavorare appunto su questo fondamentale.
Per quanto riguarda gli interventi, assolutamente di numeri simili nel terzo difensivo e a centrocampo, come vi ho detto, è un difensore, un terzino dal forte pressing che gioca alto, che gioca aggressivo, ideale per giocare a difesa alta, ma di contro aveva operato anche delle ottime doti difensive, degli interventi in uno contro uno, di riusciti il 73,3%. E non è assolutamente male, soprattutto perché non stiamo parlando di un centrale o di un giocatore alto 1,95 m o di 1,90 m, ma di uno alto 1,81 m, che nel calcio moderno non è considerato come un giocatore super fisicato. Ha un'ottima tenuta fisica, sa far valere il corpo. Però appunto per un giocatore alto, alto 181 cm, il 73,3% di interventi uno contro uno riusciti non è assolutamente male. Di contro un giocatore molto aerobico che ha ottime doti, ottime letture difensive e che appunto ti permette di giocare a difesa alta, nel senso che se ha spazio alle spalle lui te lo copre. Di recuperi palla soltanto nei 6 mesi all'Leicester e sulle 13-14 partite giocate, 53 recuperi del pallone. Un giocatore che di spalla è forte, che sa tenere botta in velocità con gli avversari, anche quelli un po' più veloci, e 53 recuperi sulle 14 partite circa giocate in Inghilterra è veramente un numero interessante. Riguardo i tocchi di palla, 607 totali e, bene o male, ovviamente nel terzo difensivo a centrocampo sono dei numeri molto simili, ma pensate, 123 nel terzo offensivo. Veramente un gran numero. È un esterno basso a tutta fascia. E io sono curioso molto di vederlo al Bologna, perché il Bologna non gioca con un 4-3 tipico magari del Copenaghen, squadra dove lui si è formato e dove è cresciuto. Ma sarà chiamato a agire in tandem con un esterno offensivo. Di contro va tante volte a cross, 89 cross effettuati tra i 6 mesi al Copenaghen e i 6 mesi all'Leicester. Un numero veramente importante. È uno che cerca il fondo, che sa crossare dall'esterno, ma difficilmente crossa da lontano. Lui è più uno che cerca la profondità, che cerca le sovrapposizioni e che va sul fondo per crossare. Un giocatore però tignoso, perché comunque sa usare il corpo, non ha problemi negli interventi, perché comunque 17 falli subiti e 9, e 9, scusate, 17 falli commessi e 9 ricevuti, soltanto nel periodo dell'Eister. I duelli aerei non sono suo forte, perché comunque non ha nel colpo di testa il suo quid principale, 37,5 di duelli aerei vinti. Allora, poi come sempre, non tutte le belle ragazze sono perfette. Lui, come vi ho detto, ovviamente è un mancino, ma veramente il destro manco ben appoggio. Quindi questo è un discorso che deve comunque migliorare perché non si può più vedere un giocatore mancino o un giocatore destro che neanche per un appoggio non utilizza il piede debole. Lui invece è uno di quelli che, anche se col corpo è posizionato in modo non proprio eccezionale per usare il sinistro, tende ad utilizzarlo. Questo è un problemino. Deve assolutamente lavorare sul piede debole. Per quanto riguarda il Bologna, nel Bologna è perfetto, perfetto, perché tu puoi avere anche un Nico Jannis, ma dietro non puoi avere Corazza. E vi dico, secondo me, nell'arco di qualche partita, diciamo nell'arco di un mesetto, tempo di adattamento alla lingua, al tipo di calcio, ma lui secondo me Nico Jannis lo prende e lo mette in panchina. Se si preferisce a volte Nico Jannis è perché Nico Jannis ha un'alta fisicità, comunque molto più importante rispetto a Christiansen. Certo, non è che, come vi ho detto, lui sia un pero, cioè nel senso non è che sia un terzino fatto di ricotta, sa far valere, ma Nico Jannis più o meno potrebbe avere anche quei 5, 6, 7 cm in più ad occhio. Quindi cosa vuol dire? Che con certi tipi di attaccanti un Nico Jannis
potrebbe essere ottimo. Sicuramente se magari poi Motta volesse magari in qualche partita schierare difesa 3, unico Giannis è preparato, lui no. In quel caso potrebbero agire entrambi sulla sinistra, quindi avere un Christiansen svincolato dalla fase difensiva e lo butti in avanti e un Nico Giannis che va a coprirlo, appunto per un fatto anche di altezza e di propensa fisica. Però che dire ragazzi, un milione di prestito oneroso, giustamente paghi un milione, deve essere oneroso, e 10 milioni per il diritto di riscatto è un affare. E io penso che se dovesse rendere quel che mi aspetto, il Bologna a fine campionato lo va a riscattare, perché è un colpo che non può assolutamente farti sfuggire, soprattutto a queste condizioni, sfruttando la situazione dell'Leicester. Non te lo puoi permettere, non puoi permetterti di fartelo sfuggire. In più, lui essendo molto offensivo, vedremo insomma in avanti quando giocherà come alla sinistra, magari un esterno a piede invertito o un esterno a piede forte, perché in entrambi i casi lui si adatta molto bene, perché lui è un esterno difensivo molto moderno, quindi è uno che ha nel DNA anche la sovrapposizione interna, quindi anche se l'esterno magari ha piede forte, quindi un esterno sinistro mancino, tende a stare un po' più largo, lui non ha problemi a inserirsi centralmente. Lui tatticamente è intelligente, sa dove può esserci la criticità, e lui a volte si accentra anche per cercare il contrasto, per bloccare subito la manovra avversaria stando alti. Ideale per il pressing offensivo. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se siete contenti, tifosi del Bologna, dell'acquisto di Viktor Christiansen. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!